anche qua. Sì, parecchio graffiata. Le porte si chiudono adesso. Vado a tirare i carabini in magazzino. Siamo di nuovo sulla cabinovia Proskop Monte Cavallo. Stavano facendo quelli? Sono viste due chiappe. Boh. Vabbè. E che è una Lightner. È sempre una Lightner di 1987 con cabine perla. Anche lui dipende. Ecco, là in fondo si vede la, dietro questi alberi, ecco là, si vede la stazione ferroviaria Vipiteno Val di Vizza si chiama. Sì, di Vipiteno Val di Vizza. Val di Vizze. Val di Vizza, sì. Torso nudo, sì, poi il prossimo. Ok, avanti, si è ritenuto. Fatto il portapiedi, tutti qua i matti, tutti, anche qua sono le illuminazioni sui sostegni. Questa è sdraiata, cioè della compilation di gente che tutti sul Monte Cavallo. Eh sì, perché qua siamo a pochi chilometri dall'Austria. Sì. Ma si sa che i tedeschi sono tutti un po' strani. Sì. Anche gli italiani. Sì. Diciamo, vero. Abbiamo entrambi le nostre stranezze, anche se sono molto diverse, quindi noi notiamo le stranezze degli altri, non notiamo le nostre. Questo è vero.
sai dove potremmo andare dopo Racine se facciamo in tempo? Ad Avelengo. Non so dov'è. È vicino a Verano, facciamo la cabina di Falzeden. Se va. O se no, potremmo, vediamo che ora finiamo, poi vediamo. Che se no c'è con l'album, ma sa che fa, sa che è un po' lontano. Se no c'è Salentino. Boh, vediamo. Oppure Felders, vediamo. Dov'è Felders? Sarà... Ci guardo su Google Maps. Sì. Allora, vediamo un po', eh. Usiamo questi potenti strumenti della tecnologia per vedere dov'è Felders. Non ho capito come farlo. Allora, aspetta, se vi avevo due mani. Allora. Ah, per, si è fermata anche qua. Ah, ah, ok, quindi bisogna andare a Moso e poi salire dal di là. Quindi a Vipiteno noi andiamo a... Potremmo farcela. Perché tanto il passo Giovo è lì, quindi la Cina è lì. Sì. Potremmo farcela, dato è mezzogiorno. Sì, potremmo farcela. Adesso andiamo a Racines, in cima alla cabinovia ci mangiamo la pida con le parshot che abbiamo dietro. Sì. Sempre che non abbia, non faccio, speriamo non faccia la pausa pranzo. Vabbè, se la fa, facciamo, prendiamo giù e poi dopo la prendiamo. Sì. Funziona solo quella, Racines? Racines, non ce ne sono altri. Ci sono, ho visto solo la cabina via Giova. Ok. Perché gli impianti sono tutti chiusi. Cioè, vanno solo d'inverno. Cioè. Sì, gli altri sono tutti perché si sono già in inverno. Allora, informazioni, sì, però sito internet c'è. Eccolo qua. Vediamo se ci sono gli orari. Perché come vedete siamo molto organizzati, sappiamo perfettamente che impianti fare, dove si trovano. Esatto. Allora, il comprensorio, ok, conferma selezione, non mi interessa, gli orari della camminovia. Ecco qua, vediamo intanto l'abitato di Vipiteno. Funziona solo la camminovia. Alle 16:30 senza pausa pranzo. Perfetto. Ok, ottimo. Questa è quella di Racines. Sì. Adesso andiamo a fare quella e poi vediamo. Vediamo dove sta. Perché a che ora apre quella di più. Sulla strada. Felders non è sulla strada. Possiamo andarci lo stesso, però non è sulla strada. Sulla strada abbiamo le due funivie Hirze a Saltusio. Se no ci abbiamo la cabinovia di Avelengo quasi. La funivia posta al Verano.
se già via non ce ne sono qua che vanno estate, no? Tu non hai mai preso una seggiovia monoposto? No, mai. Se andiamo a Merano, ti faccio provare la Merandorf, la Merandorf Tirol? Non so. Ormai andiamo a Racines. Poi dopo Racines andiamo a vedere se gira il Telemix Felders. No, non è che andiamo a vedere, se non gira non ci andiamo. No? Vabbè, ho visto che gira comunque, su internet dice che gira. Guardiamo. Non andiamo là in un posto sperduto dove ci vuole un sacco d'andarci per poi trovare il Termis chiuso. Non riesco a capire come è girata la stazione di Vipiteno, nel senso che il binario è corretto tracciato. Ah no, sono il 2 e il 3 corretti tracciati e l'1 il tracciato deviato. Ok, adesso ho capito. Uno sul tracciato deviato, al quale però si può accedere solo, possono accedere solamente i treni che salgono verso il Brennero. I treni che vanno verso Verona, io non vedo deviatoi per accedere al primo binario. Ne vedo uno perché fa il contrario. Ecco qua passiamo, qui ci passiamo, ci ripassiamo sopra l'autostrada. Ma guarda che ancora, questo è l'incidente di prima, eh? Questa è la coda dell'incidente che abbiamo incrociato prima, via Aora. Oggi, perché oggi è giornata di lavoro, quindi ci sono tantissimi camion. C'era un camion rovesciato. Ah, è vero, sì, perché c'è un camion rovesciato a quel punto, sì. Io temo fortemente che si sia scappato il morto. Ma guarda che arriva lì la coda, madonna. È lunghissimo. Ma perché mi fanno uscire il camion? Cioè, potrebbero dire che per esempio a chiusa Val Gardena escono. Cioè, che li devi tenere lì dentro incolonnati? Ah, vediamo un po' se si vede il bolide. Vado a trovare. Eccolo, sì, è là. È là sotto. Quella là con l'oscurante, non riesco a zoomarci sopra quella lì. Siamo ritornati a valle. Per meno male che ora non dobbiamo fare la 22. Le porte si aprono adesso. Ora. Andiamo a fare una ripresa dalla linea. Arrivederci col prossimo impianto.